cuccioli. Che fantastiche creature! Non importano razza, taglia, sesso o colore. Basta vederli per essere presi dall'irrefrenabile smania di portarseli tutti a casa. E se c'è un bambino che insiste, a volte cediamo alla tentazione senza pensarci troppo su. In realtà, quella di avere un cane non è una decisione da prendere alla leggera. L'entusiasmo non basta. Occorre avere le idee ben chiare. Bisogna ricordare che i cuccioli crescono e molto rapidamente. Ma soprattutto, bisogna capire che prendere un cucciolo è quasi come adottare un bambino. Il che significa procurarsi, insieme a una gioia indescrivibile, anche un bel po' di guai. C'è chi pensa, per esempio, che tutti i cuccioli siano più o meno uguali, il che è molto lontano dal vero. E poi, come abbiamo già detto, i cuccioli crescono, ma molto di più e molto più in fretta di quanto non ci si aspetti. Tutti sappiamo che c'è un po' di differenza tra il portarsi a casa questo tipo di cane oppure quest'altro. Ma le differenze non stanno solo nelle dimensioni. Mentre queste può notarle chiunque, sono in pochi a sapere che anche il carattere cambia moltissimo da una razza all'altra. A differenza dell'aspetto fisico, il carattere a volte riserva strane sorprese. I cani con la faccia triste si rivelano grandi giocherelloni. Quelli che sembravano statuine di porcellana dimostrano un'energia incontenibile. Quelli con la faccia cattiva si scoprono tenerissimi. A volte si tratta di sorprese gradite, altre volte un po' meno. Ma quelle sgradite spesso sarebbero evitabili se solo si pensasse a leggere lo standard di razza prima di acquistare il cucciolo. Infatti, le doti psichiche, proprio come quelle fisiche, sono una caratteristica ben fissata in ogni tipologia canina. Purtroppo, il cane, per chi non ne ha mai avuto uno, è troppo spesso un oggetto misterioso. Non ci si informa, se ne sa troppo poco, lo si acquista in base alle mode del momento, senza capire che un cane non è un cartone animato. E allora a volte il cane diventa un problema. È cresciuto troppo. È ingombrante, ha delle esigenze. Insomma, non è più il grazioso peluche di cui ci eravamo invaghiti, ma un essere vivente che richiede un sacco di attenzioni. Se non siamo pronti a tutto questo, a volte non ce la sentiamo più di tenerlo. Il cane, se cucciolo, viene riportato all'allevatore, mentre all'adulto, che di solito non vuole nessuno, resta solo il canile. L'obiezione che riguarda il carattere, e specialmente la paura che il cane crescendo possa diventare aggressivo, è quella più comprensibile, specie se si tratta di taglie grandi e giganti. Ma trasformare il cucciolo in un adulto amichevole, anziché in una specie di belva, dipende quasi esclusivamente da noi. Il cane è e resta il grande amico dell'uomo che è sempre stato. E basterebbe informarsi un po' sul modo giusto di educare un cucciolo per evitare i possibili rischi. L'educazione e l'addestramento che sapremo impartire al cucciolo, l'alimentazione e l'esercizio fisico che dovremo seguire con cura, saranno fondamentali per il suo e per il nostro futuro.